Namaste, benvenuti. Allora, ci siamo alzati stamattina, siamo tutti incriccati, come si suol dire, facciamo fatica, non riusciamo a mettere su i passi. Che cosa facciamo e come lo yoga ci viene in aiuto? Namaste, welcome in this video. Let's imagine that we just get up from the bed, we are all stiff, we don't manage to do anything, we are also very lazy. So how yoga can help us? What we can do? Che cosa possiamo fare? Innanzitutto cominciare proprio da distesi, perché se non riusciamo a tirarci su, allora tanto vale cominciare da distesi. So first of all, if we are lazy, we don't want to get up, we lie down, normally on our shoulders. From this posture, da questa posizione cominciamo a tirar su una gamba, one leg at a time on your chest, quindi ginocchio al petto, chin to the knee to the chest, and change, cambia gamba, delicatamente, very softly, very slowly. All right, both legs, tutte e due le gambe, respiriamo, keep breathing, respiri lunghi e profondi. Poi da questa posizione cominciamo ad allungare una gamba alla volta. From this posture we try one leg at a time and change, cambia. Ancora, again, couple of times, lo facciamo un paio di volte. And then together, e poi tutte e due le gambe insieme, allunga, allunga un paio di volte, couple of times. All right, hug your knees, abbraccia le ginocchia e cominciamo a massaggiare la parte lombare. Let's start to massage our lower lumbar bone. Three times in a direction and then we change, cambiamo verso. E molto bene. Ok, allunghiamo le braccia. Straighten up your arms like we want to go in a twist. Come se volessimo andare in una torsione. Check your alignment. Controlla l'allineamento. E andiamo in twist. Let's go in twist. Look on the opposite side. Guardiamo nel lato opposto. Non restiamo in posizione. We don't hold the pose. Ok, back to the center. Torna al centro. Andiamo dall'altra parte. Let's go on the other side. Back to the center, torna al centro, abbraccia le ginocchia, hug your knee one more time. Now try to lift your head, proviamo a sollevare la testa, if you manage forehead on your knees, se riesci fronte alle ginocchia, e giù, slowly down. Alright, press your feet on the floor, posizioniamo i piedi a terra, torniamo come in torsione, let's go back in our torsion, this time with the feet on the floor. Questa volta con i piedi a terra. Guarda il lato opposto, look in the opposite side. Back to the center, torna al centro. Vai dall'altra parte, go on the other side. Back to the center, torna al centro, hug your knees, abbraccia le ginocchia. Alright. Now gently, ora piano piano, feet on the floor, we turn to a side, giriamo verso un lato, ci mettiamo in posizione comoda, we place ourselves in a very comfortable posture and we try to lift the leg. Posizione, proviamo ad alzare la gamba, couple of times. Alright, now grab your ankle, afferra la caviglia e portala al gluteo, bring to the glutes, knees in the same line, le ginocchia nella stessa linea. Very, very good. Now let's go now a tummy. Andiamo con la pancia a terra. Sfinge. Let's go in our Sphinx pose. Quindi gomiti sotto le spalle. Elbows under your shoulders. Look forward. Guarda di fronte a te. Delicatamente, gently. Couple of deep breaths. Un paio di respiri profondi. E poi ci giriamo dall'altra parte. And we turn on the other side. Couple of legs up, un paio di gambe, di sollevare le gambe come abbiamo fatto dall'altra parte, poi afferriamo la caviglia, grab your ankle, drop to the glutes, stay here, resta qui, e di nuovo a pancia in giù, and slowly back in Sphinx pose, sfinge, ricorda l'allineamento, check your alignment, elbows under your shoulders, look forward, guarda di fronte a te, e respira. Now, face on the floor, faccia a terra, mani a fianco al petto, hands close to your chest, we try to lift up, proviamo a sollevare prima la testa, first of all our head, so it's like a baby cobra, quindi è come se fosse una sorta di mini cobra, then tuck your toes, appoggia le dita, spingiti in bambino, push back in
child pose, forehead on the floor, fronte a terra. Let's go in our force, andiamo a quattro zampe, check your alignment, controlla l'allineamento, mani sotto le spalle, hands under your shoulders. Facciamo tre respiri gatto mucca, let's do three cat and cow breathe. So inhale, arch your spine, inspira, guarda in su, espira, out, look at your belly button, in, out, in and out. Stay here, resta qui. Punta i piedi e siediti, sit on your heels, open while your chest, apri bene il petto, respira profondamente, couple of deep breaths, now hands up, mani su, piccole rotazioni, couple of rotation, one verse and the other, un verso in un altro, e poi ci sediamo, mano sulla testa, hand on your head, ear to the shoulder, orecchio alla spalla, mi raccomando è uno stretch che non spingiamo troppo, do not push too much, it's just a neck stretching, and change, cambiamo verso, and change, both hands, tutte e due le mani, chin to the chest, mento al petto, e rilassa, schiena dritta, back straight, don't reverse, ok, stay straight, non cambiare, curvare troppo, ma stai dritto con la schiena e facciamo un paio di respiri profondi, couple of deep deep breaths, inhale arms up, inspira braccia verso il cielo, exhale down, espira giù, ancora, again, in, out, last one, l'ultimo, in and out, namaste. Come avete visto, pochissimi minuti proprio per togliere quella sensazione che siamo tutti incriccati e adesso a questo punto potete iniziare una vera e propria lezione di yoga oppure andare a correre o fare qualsiasi cosa perché abbiamo svegliato delicatamente il nostro corpo. As you have seen, couple of minutes just to get to our body, you know, the information that we are getting up, that we are not stiff anymore. At this point you can start a yoga lesson, you can go to hiking or running because your body is actually ready to start. Of course, this is not a warm-up, this is just, you know, a small activation, so you need to do warm up your body before doing another activity. Naturalmente questo non era un riscaldamento, ma era una piccola attivazione del vostro corpo, quindi prima di fare qualsiasi altra attività, riscaldatevi. Ci vediamo alla prossima, see you next time!